seconda prova del campionato italiano motocross Rider Expert, abbinata al quad cross e sidecar cross, a Fermo. Nelle gare dei quad, grande spettacolo con il duello tra i piloti Yamaha Patrick Turrini e Simone Mastronardi. Il primo, in testa alla classifica provvisoria di campionato, riesce a tenere a bada il secondo, campione uscente della disciplina, per tutte e due le manche, conquistando la vittoria per pochi decimi di secondo. Due terzi posti per Paolo Galizzi su Yamaha. Sul podio, oltre a Turrini, Mastronardi e Galizzi, salgono anche Roagna e Adorisio. Risultato a sorpresa nel sidecar cross. La coppia Mattoni-Gualatrucci conquista la sua prima vittoria, precedendo Mattoni-Mencaroni dopo un bel duello durato tutta la seconda manche. Al terzo posto si piazzano Bernardini-Pasqui, mentre Lasagna-Lasagna, dopo aver vinto in scioltezza gara 1 come d'abitudine nel sidecar cross, sono costretti al ritiro nella frazione di chiusura per un contatto proprio con Bernardini-Pasqui che provoca un cedimento alla ruota posteriore. Sul podio vincono quindi Mattoni-Gualatrucci davanti a Mattoni-Mencaroni con Bernardini-Pasqui al terzo posto. Restano in testa alla classifica Lasagna-Lasagna. Nella MX1 Expert, vittoria di giornata per Nicola Dolce su KTM, che si conferma leader del campionato dopo aver vinto anche la gara inaugurale di Città di Castello. Vicinissimo in classifica rimane Fabio Torsiello su Yamaha, vincitore di gara 1 e secondo assoluto a Fermo per pochi punti su Dolce. Mattia Giampieri su Yamaha è terzo, mentre Ivo Lasagna su Honda vince la categoria Rider, ma resta ancora alle spalle di Federico Angelici nella classifica provvisoria di campionato. Il podio della Expert è per Dolce, Torsiello, Giampieri, quello della Rider per Lasagna, Angelici, Casettari. MX2 Rider vinta da Daniele Rastelli su Yamaha, assente a Città di Castello ma dominatore al Monterosato di Fermo. Secondo assoluto Alessandro Mei su Yamaha con due terzi posti, mentre Tommaso Cardinali su Suzuki è terzo grazie soprattutto al secondo posto di gara 2. Con questi risultati Mei passa in testa alla classifica di campionato. MX2 Expert nuovamente nel segno di Micol Pacini, che si presenta al via con una Suzuki e vince entrambe le manche esattamente come a Città di Castello. Due secondi posti come nella prova inaugurale per Leonardo Lazzari su Kawasaki. Al terzo posto si piazza Simone Bazzarello su Honda. Il podio di giornata è quello della seconda manche appunto con Pacini primo, Lazzari secondo e Bazzarello terzo.